Nel foglio dei canti, sul retro, eseguiamo il rito di presentazione degli oli. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre, fonte e dono di ogni ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, Artefice della comunione nella carità, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, amati nel Signore, questa mattina durante la messa crismale, nella nostra chiesa cattedrale, il Vescovo Giovanni, circondato da tutto il presbiterio della nostra amata chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, ha benedetto gli oli santi, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e il sacro crisma. Questa triade che esprime tre dimensioni essenziali dell'esistenza cristiana segnerà la vita sacramentale della nostra comunità parrocchiale, che non cessa di volgere il suo sguardo alla schiera dei sofferenti con i loro dolori e le loro speranze, a quanti si mettono in cammino verso Cristo e sono alla ricerca della fede, a tutto il popolo regale, sacerdotale e profetico. Accogliamo con gioia questi segni della grazia e chiediamo a Dio Padre di spargere nel mondo la fragranza del buon odore di Cristo. Ecco l'olio degli infermi. Con il Santo Crisma sarà conferita l'unzione sacramentale a chi, a diverso titolo, verrà incorporato a Cristo sacerdote, re e profeta, i neofiti appena battezzati e i cresimandi, i presbiteri e i vescovi nel giorno dell'ordinazione, come segno di consacrazione a Cristo, sono unti con il Crisma i nuovi altari e le pareti delle nuove chiese. Ecco l'olio dei catecumeni. L'olio dei catecumeni rafforzerà quanti lottano per vincere le seduzioni del male e si preparano a ricevere il battesimo. Ecco il crisma. Rendiamo grazie a Dio, perché attraverso questi santi oli si manifesti la potenza del mistero pasquale nella vita della nostra comunità. O Dio, principio e fine di ogni bene, che nei segni sacramentali ci comunichi la tua stessa vita, noi ti benediciamo per questi oli, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, da te santificati con la tua potenza santificatrice. Insieme a te onore e gloria nei secoli. Noi ti rendiamo grazie per l'olio degli infermi. Con il tuo conforto e la tua pienissima misericordia sollevi quanti vivono l'esperienza del dolore e della malattia. A te onore e gloria nei secoli. Noi ti rendiamo grazie per l'olio dei catecumeni, con il quale ungi e fortifichi quanti ti cercano con cuore sincero e assumono con generosità gli impegni della vita cristiana. A te onore e gloria nei secoli. Noi ti rendiamo grazie per il sacro crisma, olio misto a profumo, che santifica i tuoi figli di adozione, consacrandoli tempio della tua gloria e popolo di tua conquista. A te onore e gloria nei secoli. Dio di eterna luce, la tua santità splenda sulla Chiesa e la tua misericordia si estenda di generazione in generazione. Fa che la moltitudine dei credenti esprima sempre più la dignità di stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo da te consacrato.
per il nostro Signore Gesù Cristo, al quale si addice la gloria e la lode nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver accolto i santi oli, disponiamoci a celebrare il mistero della fede e dell'amore. Iniziamo questa sera la solenne liturgia del Triduo Pasquale con la celebrazione della Cena del Signore. Le parole ed i gesti sacramentali di questo giorno ci fanno rivivere l'ultima cena, mistero di umiltà di Cristo e del suo amore per noi nella lavanda dei piedi, testamento del suo comandamento nuovo di amarci gli uni gli altri come egli ci ha amato, memoriale dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio per rendere presente fino alla sua venuta il sacrificio della nuova alleanza. Rivivendo le parole e i gesti del Signore Gesù, vogliamo partecipare dei suoi pensieri e del suo amore. Con questi sentimenti nel cuore chiediamo al Signore il perdono dei peccati per poter celebrare i divini misteri. Signore, Tu che hai assunto la condizione di servo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, Tu che hai offerto la Tua vita in sacrificio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Tu che hai amato i Tuoi fino alla fine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aaron in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potete sceglierlo tra le pecore e tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, lo mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oh,
commandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel fatino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Questa sera il solenne triduo pasquale.
questi santi giorni, perché santi sono i misteri che celebriamo, il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. E in questo primo giorno celebriamo la cena del Signore, la messa in cena Domini. È il giorno in cui celebriamo l'istituzione dell'Eucaristia, celebriamo l'istituzione del sacerdozio e riceviamo da Gesù il comandamento dell'amore. Abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo di Giovanni in cui vediamo innanzitutto Gesù negli ultimi istanti della sua vita, nell'ultima sera prima della sua passione. E Giovanni dice: nell'ora in cui Giuda aveva già pensato di tradirlo, ecco che Gesù sedette a tavola con i suoi. Mentre Giuda pensava di tradire Gesù, Gesù li amò sino alla fine. Ecco che cos'è l'Eucaristia innanzitutto. L'Eucaristia è il segno più grande che Cristo ha lasciato sulla terra per noi, cari fratelli e sorelle. È il miracolo più grande che costantemente si ripete nella Chiesa. Spesso andiamo a cercare segni, andiamo a cercare miracoli qua e là, dimenticando che ogni volta che si celebra l'Eucaristia, su ogni altare si ripete il più grande miracolo del mondo. È Cristo che si dona per gli uomini con il suo corpo e il suo sangue. E che cos'è l'Eucaristia? È il compimento di quel sacrificio che Dio aveva prescritto al popolo di Mosè, al popolo di Israele. È il compimento di quella Pasqua, lo abbiamo ascoltato, il racconto della Pasqua ebraica. Dio che chiede al popolo, prima della sua liberazione, di immolare l'agnello, di celebrare la Pasqua. Ecco, Gesù è il vero agnello, è colui che si sostituisce all'agnello sacrificale dell'Antico Testamento e ci dona il suo corpo, il suo sangue. L'Eucaristia è il segno dell'offerta totale di Gesù. Lui si dona tutto a noi, si dona totalmente per la nostra salvezza. Ma Giovanni, così come abbiamo ascoltato, non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, sostituisce questo segno con il segno della lavanda dei piedi. Dice Giovanni: Gesù depose le sue vesti e si cinse di un grembiule. Questo segno delle vesti che Cristo stesso si toglie è il segno della sua offerta totale. Domani ascolteremo che le vesti gli saranno tolte, gli verranno tolte prima di inchiodarlo sulla croce. Ma Gesù ancor prima da sé si toglie le vesti, perché lui vuole salire su quella croce. Lui non subisce la passione, ma si offre per amore dell'umanità. E già in quella cena, in quella sera, mentre sa che qualcuno lo avrebbe tradito, compie questo grande gesto: si mette a lavare i piedi dei suoi discepoli. E con questo gesto è racchiuso il mistero dell'Eucaristia. In fondo l'Eucaristia è proprio questo: è donazione, è servizio. Noi non possiamo ricevere l'Eucaristia, cari fratelli e sorelle, se non siamo capaci di donare la nostra vita agli altri, se non siamo capaci di lavare i piedi ai nostri fratelli. Tra poco compiremo questo rito. Il sacerdote, ricordando quel momento, si cingerà i fianchi con il grembiule e passerà a lavare i piedi di alcuni fratelli. Ecco, questo gesto non viviamolo come una rappresentazione. Tra qualche giorno vivremo questo momento della rappresentazione sacra, ma oggi qui è un rito. Significa che guardando questo gesto
dobbiamo imparare ad imitarlo. Gesù infatti dice alla fine: io ho fatto questo gesto perché anche voi anche voi imitiate questo mio esempio. Ciascuno di noi, guardando questo gesto, deve pensare: ma io in questo momento a chi devo lavare i piedi? In questo momento a chi sono disposto a lavare i piedi? Lo sappiamo, ci viene facile forse pensare alle persone che amiamo. Probabilmente una mamma laverebbe laverebbe i piedi ai propri figli, così come un papà, ma difficilmente laveremmo i piedi sapendo che in mezzo a quel gruppo c'è un Giuda anche per noi. E invece Gesù sapeva che in mezzo a quel gruppo c'era Giuda, eppure lava i piedi anche a Giuda, così come lava i piedi anche a Pietro, sapendo che di lì a poco lo avrebbe rinnegato. Ecco, cari fratelli e sorelle, quanto ci viene difficile immaginare di dover lavare i piedi dei fratelli che ci hanno fatto un torto, dei fratelli che non ci amano. Ma Gesù oggi ci consegna il comandamento dell'amore: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E non solo passa lui a lavare i piedi dei discepoli, ma dice: lavatevi i piedi gli uni gli altri. In questo momento, piuttosto che fare questo rito che tra poco faremo, dovremmo provare a passare un catino tra i banchi e a lavarci i piedi gli uni gli altri, perché in fondo è questo quello che ha detto il Signore: lavatevi i piedi gli uni gli altri. Forse sarebbe difficile, lo so, ma il Signore ci chiede questo sforzo, ci chiede di diventare come Lui, di amare come Lui. E allora sì che potremo celebrare l'Eucaristia, il sacramento della comunione. Dall'Eucaristia nasce il servizio. E Gesù oggi ci affida il suo testamento spirituale: fate questo in memoria di me. Gesù ha affidato il tesoro più grande, l'Eucaristia, alle mani di noi sacerdoti. Oggi è una giornata speciale per noi sacerdoti. Stamattina in cattedrale abbiamo rinnovato le promesse della nostra ordinazione. Oggi, questa sera, celebriamo la cena del Signore. Oggi è il giorno in cui, cari fratelli e sorelle, siete chiamati a pregare per noi sacerdoti. È vero, tante volte a causa delle nostre fragilità, a causa della nostra umanità, dimostriamo di non essere degni del ministero che abbiamo ricevuto. Ma ricordatevi che finché ci sarà anche un solo sacerdote sulla terra, il più peccatore di tutti, avremo la certezza che il corpo di Cristo sarà ancora presente in mezzo a noi, che i sacramenti di Cristo si potranno celebrare. È per questo che dobbiamo pregare, dovete pregare per i sacerdoti, perché il Signore ci doni perseveranza, perché il Signore continui a chiamare ancora uomini al servizio del Vangelo. Accogliamo allora, cari fratelli e sorelle, oggi questo grande mistero d'amore. Riceviamo l'Eucaristia sapendo che Cristo viene nel nostro cuore e ci dice ancora una volta: fate questo in memoria di me, fate come io ho fatto, amatevi come io ho amato. Voglio concludere con un pensiero. In questo momento mi piace pensare a quanti non sono qui, ma si trovano magari a casa a lavare una persona inferma, ammalata. Penso a tutti quei genitori che accudiscono dei figli infermi, disabili. Penso a tutte quelle persone in ospedale che vengono accudite dai parenti o dal personale medico. Ecco, penso che questi nostri fratelli che stanno servendo il corpo di Cristo nei fratelli infermi, in fondo stanno realizzando anche loro il comando di Gesù: fate questo in memoria di me.
lavatevi i piedi gli uni gli altri. Possa il Signore davvero oggi darci nel cuore la sua stessa umiltà per poterci servire da fratelli in Cristo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Il sacerdote ripete ora il gesto di Gesù nella sua ultima sera. Lavando i piedi agli apostoli, egli ci ha lasciato l'esempio del comandamento dell'amore fraterno. Esso sia segno della volontà di ognuno di noi di farsi prossimo al servizio dei fratelli più bisognosi ed emarginati. Gesù, Maestro e Signore, nell'ultima cena volle affidare agli apostoli l'Eucaristia e la parola. Nel fare ciò consegnò loro un mandato specifico, il ministero sacerdotale. Thank you.
Fratelli e sorelle, prima di tornare al Padre, Gesù ci ha fatto il dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo il nostro cuore e chiediamo allo Spirito Santo di condurci alla comprensione di questo grande dono. Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, insegnaci ad amare. Signore Gesù, insegnaci ad amare. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché trovino la forza e le motivazioni del loro ministero nella grazia infinita della resurrezione, che ci raggiunge ogni giorno nell'ascolto della parola e nella celebrazione dell'Eucaristia. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad amare. Per i responsabili delle istituzioni umane, perché sull'esempio di Gesù riconoscono che il primo dovere di chi possiede è servire soprattutto chi è debole e indifeso. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad amare. Per i fedeli di tutte le confessioni cristiane, perché il memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che Gesù ha innalzato nella sua preghiera al Padre. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad amare. Per la nostra comunità, perché nell'Eucaristia celebrata e adorata riconosca la cattedra della quale Gesù Cristo insegna a riconoscere e a compiere la volontà del Padre. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad amare. Signore Gesù, siamo consapevoli che senza la tua grazia nulla possiamo contro il male e il nostro stesso egoismo. Donaci ogni giorno il desiderio del tuo amore. Nutrici di te e guidaci nel cammino verso il Padre, con il quale vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà e la tenerezza di Gesù trovano il loro compimento nella sua libera offerta per amore. Amore reso visibile nel segno eucaristico e nel volto del fratello. Egli si offrì ai suoi come oggi si offre a noi e alla Chiesa intera. Lo sposo si dona alla sua sposa per essere in piena comunione con lei. Gesù dona la sua vita nel segno del pane, attraverso il sacrificio nel segno del calice, perché tutti possiamo essere in lui una cosa sola, come lui è il Padre. Un memoriale che è la riattualizzazione sacramentale della sua morte e risurrezione. Fate questo in memoria di me. Thank you.
diariamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per la ricchezza del tuo perdono,
Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Thank you.
preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il pane eucaristico viene ora riposto all'altare della Reposizione, non sepolcro, come la pietà e la devozione popolare usa chiamarlo, poiché non rappresenta la sepoltura del Signore, ma il luogo della presenza eucaristica di Gesù Cristo morto e risorto, rendimento di grazie al Padre, pane spezzato nella notte del tradimento. Il tabernacolo della Reposizione deve essere illuminato, ornato di fiori, avvolto di silenziosa adorazione e di amore rispettoso. Per tale motivo, più tardi, torneremo a vegliare e a pregare con Gesù, che nell'orto degli ulivi si affida alla volontà del Padre, offrendo se stesso con il sacrificio della croce. Thank you.